Grazie Massimo. Grazie a te, Graziana. Grazie perché incontrarti mi dà la possibilità di dire a tanti amici come si può tornare a sorridere, che è una delle cose più belle del mondo, credo. Sì, in effetti è così. Io avevo il problema della piorrea e perdevo tutti i denti. Fino a che non mi sono deciso, c'era sofferenza, anche per il dialogo con le persone, con tutto, per mangiare. Allora, oggi siamo al Caffè Margherita, sì, qui a Viareggio, nella tua città, sì, in una delle città dove Iris e il dottor Polischia ha un bel centro, esatto, dove tu sei stato. Sì. Ci prendiamo un caffè, esatto, siamo qui in confidenza, io e te, sì, e come mi hai detto all'inizio eri terrorizzato dall'affrontare. Sì, proprio terrorizzato. Raccontami. E poi sono andato a un colloquio con il dottor Paoleschi, che mi ha subito esposto come veniva fatto tutto l'operazione. Ma come ci hai conosciuto? L'ho conosciuto sinceramente tramite altri clienti di, ecco, Iris. E ti sei fidato? Fidato, perché ho visto lavori che mi hanno fatto, ecco, anche con problematiche più grosse delle mie. E mi sono convinto a venire. Allora, il primo incontro è stato con il dottor Cesare, chiaramente. Cesare Paoleschi. E hai cominciato a capire come veniva svolto il lavoro. Però il problema mio era anche se ero terrorizzato da quello che potevo sentire durante l'operazione. Però mi sono dovuto ricredere perché non senti assolutamente niente. Insomma, tu eri senza denti? Sì, pochi. Me ne ho rimasti 14. E cioè, questa malattia parodontale, tu eri rimasto senza, sì, denti. E ancora molto giovane, eh? Sì. E quindi il poter tornare poi a sorridere cosa ti ha donato? Prima di tutto una sicurezza proprio nel sistema di vita. Dialogo con le persone, anche per poter rimangiare tranquillamente. Allora, è cominciato il piano, sì, il piano di lavoro. Bisogna venire in studio e andare in anestesia come? Io ho fatto non totale, cioè mi hanno fatto anestesia parziale. Cioè, non hai avuto dolore? No, assolutamente niente, ma neanche dopo. Allora, questo sì, specifichiamo, sì, agli amici che ci seguono, sì, che hanno il terrore del dolore. Anch'io avevo terrore, però anche dopo l'operazione non sentì assolutamente niente. Qualche disturbo ovviamente per via dopo l'operazione. Ma quanti denti ti sei rimesso? Tutti. Sei soddisfatto? Ti veniva quasi da... anche adesso ti vengono le lacrime, è vero? Oh, perché questa è una commozione vera, devo dire la verità. Mi fa piacere da una parte sono un po'... non fare così, guarda, un fazzolettino. Non hai sentito, sì, dolore, no, vero? No, assolutamente niente. Quando ti sei guardata allo specchio la prima volta con i tuoi, sì, denti? Mi vedevo proprio diverso, devo dire. Molta bellezza. Anche tutti i miei amici, conoscenti, sono rimasti stupiti. Insomma, agli amici che ci seguono e vivono la tua stessa realtà, perché purtroppo hanno perso i denti per tanti motivi diversi, cosa vorresti dire? Io li consiglierei proprio di andarci al più presto. Insomma, tutto è possibile, sì, sì, tutto, sì, è possibile. Sì. Anche io non pensavo venisse... Perché molte persone si sono sentite dire, guardi lei non può mettere i denti, guardi lei non può mettere impianti, guardi lei non può fare questo, sì, lavoro. In realtà nel centro Iris c'è questa, sì, grande invece esperienza. Sì. Poi avevo anche il problema del morso alla rovescia. Ah, ecco, quindi anche quello. Sì. In un'unica seduta mi hanno fatto tutte e due le arcate superiori. In sala operatoria? In sala operatoria. Non hai avuto dolore? No, assolutamente. E ti sei fatto l'intervento in che giorno? Il 2 dicembre, e l'8 dicembre incominciavo già a mangiare e il 12 dicembre sono andato alla cena dell'azienda che ho mangiato normalmente. Quindi sorriso, mangiato, sì, masticato, aperto la bocca. 10 giorni. Sì. Per quanti anni di crisi, di sofferenza? Tanti, non ricordo neanche quanti sono. Insomma, tu dovessi dire qualcosa a me in questo momento e agli amici, cosa diresti? Che chi ha dei problemi come i miei o anche altri di andarci al più presto, perché non si sente assolutamente niente. E la paura della sofferenza, sì, è tanta. Molta. Adesso mastichi bene, sì, sì, dormi bene. Dormo bene,
anche meno dolori, veramente. Anche meno dolori posturali, sì, è vero? Sì, è vero. È vero. Me l'avevano detto, non ci credevo, ma... Ci sono questi abbinamenti. Sì, sì. Massimo, tu sei stato molto caro con noi, perché sei andato su Facebook e hai messo la tua immagine, ci hai ringraziate, però ecco, questa intervista che mi fai è davvero sorprendente, io ne sono molto felice di questa tua presenza. È un pianto di emozione felice questa, però, è vero? Massimo, grazie, ti saluto e grazie, ti auguro bella vita, una bella vita. Grazie. Grazie tanto, sii felice. Grazie per questa intervista. Ciao, ciao.